Buongiorno a tutti da Anna e Otto. Oggi creerò per voi una ghirlanda con tre tipi di aromatiche: il rosmarino, la salvia e la lavanda in varietà, detta anche ali di farfalla. Per prima cosa bisogna mettere la guttaperga, che è questa carta verde, intorno al cerchio, come sto facendo io. Perché in questo modo sia il salice tortuoso che il rosmarino aderiranno meglio al cerchio. Ed ecco il nostro cerchio perfetto. A questo punto dobbiamo prendere dei rami di salice tortuoso e li giriamo intorno a questo cerchio. In questo modo diamo un'anima al nostro cerchio. Se ci sono dei rami un po' più grossi, ci aiutiamo con il fil di ferro e li fermiamo in questo modo. A questo punto, se vediamo che ci sono dei rametti che sporgono troppo, li tagliamo. Perfetto, il cerchio fatto. Ora vi faccio vedere come si fa a fare i tre ciuffetti con la salvia e la lavanda. Prendiamo appunto la salvia, la tagliamo. 5 fiori e creiamo un mazzolino. Questo mazzolino lo leghiamo con la guttaperga. Perfetto. A questo punto procediamo a mettere i nostri rametti di rosmarino. Per fare una ghirlanda di 30 cm ce ne serviranno circa dai 50-60 rametti, lunghi circa 10-12 cm cada uno. Quindi iniziamo con un rametto centrale, uno al lato e uno sotto, e leghiamo col fil di ferro. Mettiamo subito un mazzolino e lo leghiamo. Ed ecco a voi la ghirlanda finita. A questo punto dobbiamo mettere un nastro, perché la possiamo appendere sia come fuori porta oppure la potete tenere anche come una ghirlanda da tavolo con sopra un vaso di fiori. Ecco il lavoro finito. Se vi è piaciuta la potete fare anche voi a casa. Io e Otto vi diamo appuntamento alla prossima. Grazie, ciao!